visto il Mariuolo, lei diceva voglio vedere l'opera la squadra a potenza e poi si vedrà. Eh sì. A questo punto che indicazione ha avuto da questa squadra che sembra sempre più in discesa, perché oggi il risultato No, non era mai in discussione fino al 2-1, no? Perché il 2-1 è stato un netto fuorigioco, credo, al di là di questo. E siamo un po' anche penalizzati dell'espulsione, poi è chiaro che dobbiamo lavorare ancora sulla testa, perché non è questa, no? La squadra che prende dei gol su palle inattive in questa maniera, allora bisogna correggere alcune cose, perché un conto è giocare a zona, ma la zona bisogna anche saper marcare nella propria, allora è meglio mettere l'uomo. Questo mi serve per valutare tutto, no? Però una sconfitta che a me mi dà molto fastidio, perché è arrivato tutti i nostri tifosi e questo mi dispiace. È chiaro che al di là delle difficoltà che ti può mettere una squadra, ma il carattere si deve vedere secondo il mio punto di vista. Ma non mi sento di penalizzare nessuno, però devo dire quello che penso, ci mancherebbe. I complimenti vanno sicuramente al Potenza, però alcune cose ci abbiamo messo noi, perché onestamente con la mia esperienza devo dire che non si possono prendere dei gol in questa maniera, bisogna essere più propositivi, più cattivi sulla palla, eccetera eccetera. È stato ogni palla io avevo paura su palle inattive, allora vuol dire che devo correggere qualcosa. Devo rivedere un attimino qualcosa, perché onestamente non si possono correre dei pericoli in questa maniera. Il Potenza deve vincere con un po' più di difficoltà, non con questa facilità. Mister, bentornato prima di tutto. Un bel ritorno. Un ritorno non eccezionale. Ma però mi serve, dai, mi serve per valutare un po' tutto. Ma cosa ha detto ai ragazzi, ma soprattutto a uno, perché... Sì. Non gli ho detto non si deve, già siamo in difficoltà, con nomi meno si ha ancora più difficoltà. Io credo che ci sono delle responsabilità, ragazzo, però ecco, non, onestamente io non l'ho visto il fallo, però se è stato espulso vuol dire che qualcosa ha fatto. E questo mi serve per valutare anche il carattere del ragazzo, no? Perché si può perdere, ma si deve comportare correttamente verso l'avversario. Però questo mi serve. Sono molto dispiaciuto, perché pensavo veramente di venire qua a fare la partita gagliarda come piace a me. Mi aspettavo qualcosa in più, però devo dare io qualcosa in più, si vede in questo momento. Buonasera mister, le giornate però si accorciano, le giornate sono sempre di meno, e sono 4. Aumenterà di più adesso da martedì si deve lavorare, fare la fase, ma correggiamo, no? Questo ci serve per rivedere un attimino un po' tutto, no? Perché i bravi si vedono in questo momento, no? In questo momento di difficoltà, e sicuramente la mia esperienza può dargli un aiuto. Però che non è che io posso impedire a uno di dare la gomitata. Maria Salva. Mister, buonasera. Buona. Cosa si aspettava di vedere realmente stasera in campo dopo appunto una settimana intera di allenamenti, e cosa in realtà ha visto? Ho visto molto, mi aspettavo un po' più di cattiveria, un po' più di attenzione sulle situazioni di palle inattive. Perché ogni palla, suppone palla inattiva, avevo un po' di paura. Devo correggere un po' lì, e poi sicuramente questi sono ragazzi che in questo momento sono molto fragili e non mi sento di colpevolizzare nessuno, insomma. Però dobbiamo lavorarci su tanti difetti che abbiamo, quello è sicuro. Come ha detto giustamente il suo collega, le giornate sono 4, non sono tante. Salve mister, buonasera. Tornare più da parte mia, volevo chiederle, questa squadra sembra, soprattutto sotto l'aspetto mentale, soffrire ancora dell'ultimo periodo, dell'ultima gestione tecnica che c'è stata prima della sua, in cui ci sono state troppe sconfitte, troppi gol subiti, nelle ultime 9 due diventano 10, 8 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. Bisogna lavorare quindi soprattutto sotto l'aspetto mentale. Lei però nella conferenza stampa della vigilia della gara diceva io voglio aiutare questi ragazzi a condizione che loro mi aiutino.
che loro mi aiutano. E quindi questa ottica c'è da fare tanto lavoro, che tipo di lavoro farà soprattutto sull'aspetto mentale delle ultime... Intanto inizio a correggere alcune situazioni, situazioni di palle inattive, perché io mi ricordo quando noi siamo venuti qua, è tutto un altro aspetto di mentalità, eccetera, eccetera. Intanto cercare di dare a loro una serenità, perché però la serenità si ottiene con i risultati, questo è fuori dubbio, c'è sempre il gatto che si morde la coda. Però oggi, ma la cosa più triste per me è che il presidente si è dimostrato una persona straordinaria sotto questo aspetto, è andato dentro lo spogliatoio, non ha criticato, ha aiutato, ha cercato di tenere. E anche per i tifosi mi dispiace, io sono venuto con grande, però questa sconfitta a me mi dà molto fastidio, sicuramente, ma non la sconfitta, non per il... per la modalità. Esatto, per la modalità che si è ottenuta. Grazie.